Ciao Valeria. Ciao a tutti. Senti, qualche tuo compagno ti chiama nerd tante volte? Io non sono nerd, sono una ragazza normale come tutti gli altri. Faccio ginnastica ritmica da quando avevo 3 anni, 3 volte a settimana, e la insegno anche alle bambine più piccole. Quest'estate farò l'animatrice in oratorio. E poi, come a tutti gli altri ragazzi della mia età, mi piace uscire, andare in giro con gli amici, andare in oratorio. Quindi saranno loro dei nerd? Sì. Io non sono nerd. Mi piace anche la tecnologia, costruire stampanti 3D, fare cose del genere, però non sono nerd. Ok, come vedi il futuro, visto che qui oggi al Vodafone Theater si parla di futuro? Mi piacerebbe diventare un'informatica maker e lavorare nel campo delle stampanti 3D e dei robot, magari la NASA. Ti accontenti di poco, brava. Senti, qui hai portato un tuo progetto, anzi una tua realizzazione. Ce la fai vedere, ce la spieghi? Questo è il mio robot. È fatto con la scheda Arduino Uno. Arduino permette di creare qualsiasi cosa attraverso l'uso di hardware, di sensori e motori, e attraverso l'uso di software e di codice. Questo robot con Arduino, infatti, riesce a, con un sensore a ultrasuoni e con 2 motori, a rilevare gli ostacoli ed evitarli. Un po' come fa il Romba, solo l'unica differenza è che l'ho creato io e poi non aspira la polvere, però a me piace definirlo la mia creazione. Io ti ringrazio per conto mio e di tutti i colleghi di Vodafone News e anche penso di Vodafone, e spero di poterti intervistare tra qualche anno alla NASA, mi piacerebbe molto. Grazie mille a voi, anch'io spero di andare alla NASA. E allora ci vediamo lì. Ciao. Ciao a tutti.